oggi però i tifosi non hanno presa tanto bene, perché lo Spezia ha chiuso il calciomercato, è arrivato Ampadu, giocatore gallese, difensore dal Chelsea in prestito, si sapeva già da ieri, oggi si aspettava qualche colpo di mercato, ma la proprietà ha detto le risorse non ci sono per fare colpi di mercato e i tifosi non hanno presa tanto bene. Cos'è successo? Neanche noi siamo un po' arrabbiati. Anche voi? Sì. Direttore sportivo e allenatore? Sì, noi abbiamo chiesto alla nostra proprietà un ulteriore sacrificio e non ce l'hanno fatta e ci dispiace. Sono incominciato a rimboccare le maniche, adesso anche Jacopo se le tirerà su, e perché la Serie A è un grande valore per tutti. Ci dispiace perché con uno faremo di tutto, faremo il possibile così come siamo, però abbiamo cercato di sensibilizzare la proprietà, perché abbiamo avuto anche qualche infortunio che ovviamente non ci avvisano prima gli infortuni. Credo io e il direttore Peccini cerchiamo, e i ragazzi che lavorano nello scout, di essere onesti intellettualmente. La nostra squadra è una squadra secondo noi forte, ma andava implementata, perché abbiamo avuto qualche infortunio, qualche operazione che non ci aspettavamo, qualche infortunio di lunga degenza. Quindi speravamo che cogliessero questo nostro invito fatto in maniera poi pubblica, non l'hanno colto, e ora faremo il possibile con quello che abbiamo.